Presso il Ministero dell'Ambiente è stato firmato un protocollo d'intesa per aumentare e potenziare la sorveglianza all'interno della riserva del litorale romano. Dopo i terribili incendi che la scorsa stagione estiva hanno devastato la riserva, è stato siglato un accordo di collaborazione interistituzionale tra Ministero dell'Ambiente, Roma Capitale, Arma dei Carabinieri e Comune di Fiumicino. È un protocollo importante, io sono orgoglioso di questa firma. Sposiamo la prevenzione col controllo e l'educazione, che sono i tre temi sul quale abbiamo lavorato in questi 4 anni su tutti i parchi della nostra nazione, dell'Italia. In questo caso in particolare abbiamo la cooperazione dei carabinieri, del comune, per svolgere un lavoro tutti insieme come presidio forte in una zona importante di Roma. La presenza dei carabinieri in loco servirà a scoraggiare tutte quelle azioni che hanno fatto sì che quel parco non fosse più una risorsa per i cittadini di Roma, ma invece un problema. Noi vogliamo riportarlo alla sua condizione originale. Tutto questo è nato chiaramente anche a seguito della bruttissima estate che abbiamo avuto l'anno scorso, che ha visto incendiare una grande parte della riserva, insomma, del litorale romano. Quindi quest'anno abbiamo deciso di stipulare un protocollo che mettesse insieme tutte le forze per lavorare prevalentemente sulla prevenzione, sulla tutela, sulla sorveglianza del territorio, e ci sono anche delle attività di educazione ambientale da iniziare a proporre alle scuole, ai ragazzi, grazie alla cittadinanza, perché riteniamo che chiaramente la prima arma per combattere dagli incendi boschivi, comunque a qualunque tipo di evento, sia quella della prevenzione. Ancora prima di arrivare, come dire, a seguito degli eventi, è necessario fare un'attività di prevenzione a tappeto, e le squadre lavoreranno moltissime ore al giorno, in parte anche della notte, per monitorare il territorio, che è molto vasto, è un polmone importante sia di Roma che di Fiumicino, quindi questo è veramente un bel passo in avanti. È un momento importante per la lotta contro gli incendi, questo è il primo punto. Il secondo punto è il fatto che noi creiamo anche un meccanismo di valorizzazione della riserva, quindi vorremmo lavorare anche però soprattutto sulla prevenzione, quindi con una serie di azioni in sinergia con i carabinieri forestali, con i diversi comuni e tutti gli enti coinvolti, per costruire un meccanismo appunto di prevenzione attraverso percorsi, la valorizzazione dei percorsi, attraverso atti che ci possano anche, diciamo, possano promuovere, come abbiamo scritto nel protocollo, anche dei percorsi di cittadinanza attiva. L'accordo di collaborazione avrà una durata triennale.